gatti richiedenti asilo, i nostri richiedenti asilo, oggi a Calozzo ce ne sono solo 18, di cui 5 bambini sotto i 3 anni, 5 mamme e 7 ragazzi, e non si capisce quale problema, quale urgenza di tirar fuori una proposta del genere. Preoccupa forse l'aria che c'è attorno, ma non quello che realmente succederà o è successo. Apri il giornale e dici: che vergogna. Poi, se leggi quello che c'è scritto, io il regolamento non l'ho ancora letto bene, però voglio dire, tutto sommato viene un po' anche da sorridere, no? E quello che sostengo è: non è negando la residenza, il territorio, a qualcuno che risolve dei problemi. Non so cosa succederà, io ho un po' l'impressione che tutto cadrà così, voglio dire, cadrà come, non dico nel dimenticatoio, ma forse sì. Vedo abbastanza improbabile costruire dei nuovi centri sui territori zona rossa, perché basta guardarsi in giro, spazi non ce ne sarebbero. Quindi, fosse davvero così, poi ne potremmo riparlare, no? Non vietano il transito, quindi io penso che tutto sommato noi, i nostri ragazzi potranno continuare a fare tutto quello che hanno fatto fino adesso. Sicuramente magari domani ci leggiamo bene il regolamento e possiamo andare a dire delle cose altre, però così mi sembra la bomba sparata che non sai dove arriverà, ma non sai nemmeno se avrà realmente delle conseguenze. Per quanto riguarda Calolzo e il Gabbiano, essendo già il Gabbiano una realtà presente su questo territorio, anche l'accoglienza dei migranti è arrivata un po' in sordina. Per cui abbiamo aperto un primo appartamento con accoglienza di 12 ragazzi circa, e molto tranquillamente, molto serenamente, facendo delle attività normalissime, basiche, iscrivendo i ragazzi a scuola piuttosto che inserendoli nelle piccole realtà di volontariato, si è comunque creato un inizio di integrazione su un territorio che comunque non si è mai dimostrato particolarmente negativo o reattivo contro i migranti, per cui ad oggi possiamo anche dire di essere soddisfatti, nel senso che al lupo arriva l'uomo nero, è vero, però poi quando l'uomo nero è vicino di casa e lo vedi tutti i giorni uscire per andare a scuola piuttosto che per accompagnare i bimbi a fare una passeggiata o piuttosto che per andare a lavorare, perché poi i nostri ragazzi comunque all'interno del loro percorso, chi va a scuola, chi ha iniziato l'attività di tirocinio, chi ha iniziato a lavorare, sono persone assolutamente, le possiamo considerare dei calolzesi.